Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui ancora per un nuovo piccolo tutorial. Oggi andiamo a parlare delle mine e delle drag mine. Vediamo come funzionano e quali navi le possono individuare. Mettiamoci subito qui nel nostro mar Mediterraneo e andiamo a creare come al solito la nostra fazione, quindi andiamo a creare l'Italia. E poi creeremo un'altra fazione, poi potremmo chiamare fazione mine. Così ci capiamo. Mettiamo che la postura sia ostile tra le due fazioni. E andiamo a prenderci, vediamo che dove siamo, sull'Italia. Ok, ci andiamo a prendere una nave, una drag mine. United States, ok. Ship va bene, dunque le drag mine hanno come riferimento MCM, quindi MCM, vediamo un po', eccole qua, eccola qua, Mine Countermeasure Ship, prendiamoci questa, sì, bene, ce la piazziamo qua. Adesso, switchando sull'altra fazione, la fazione mine, andiamo a definire un'area approssimativamente vicino a questa nave. Definita l'area, andiamo su Editor e andiamo su Minefiles, campo minato, e facciamo crea nuovo campo minato. Lui a questo punto ci apre una finestra di dialogo dove ci dà tutta una lista di mine, tutta una lista di varie mine da utilizzare a seconda del terreno, del fondale, quindi sia su mare che su terra. Quindi andiamocene a scegliere qualcuna, prendiamo per esempio questa mina generica fluttuante e al contatto, chiediamogli di metterne 50 in quest'area, vediamo quante ne metterà. Ne ha messe 26, vabbè, accettabile. Quindi abbiamo quest'area delimitata da 26 mine. Adesso mettiamo un attimo il god per vedere dove è la nostra nave. Quindi possiamo già dirigerla verso le nostre mine e vedere cosa succede. Facciamo fare dei giri così, che va proprio a sbattere contro le mine. Fatto questo, torniamo alla nostra fazione e velocizziamo un po'. E vediamo che lei parte incosciente verso il campo minato e vediamo cosa succede. Dimenticavo, se non gli attiviamo i sensori, penso che succeda poco e niente. Quindi operation active, ok, a tempo, andiamo. Ecco qui che ha beccato la prima mina.
Infatti, se vediamo nel log, ci dice che ha trovato una mina a gradi 168 distante 0,3 miglia nautiche. Ed eccola qua, infatti, adesso è uscita fuori. Ora, se noi mettiamo il God, vediamo che sta andando verso un'altra mina. Lo togliamo e vediamo se riesce a rilevare anche questa. Questa l'ha rilevata, ma troppo tardi. Tra l'altro, è stata anche presa. Infatti, qui su System vediamo i danni. Abbiamo un danno totale del 18,8%. Velocizziamo. Naturalmente, questo è anche perché siamo a 10 nodi. Per fare un lavoro del genere bisogna andare a una velocità molto, ma molto meno elevata. Abbiamo rilevato un'altra mina qui, sempre a 0,3 miglia nautiche. E adesso sta andando verso altre due mine. Le switchiamo, vediamo se queste le prende oppure riesce a rilevarle. Una l'ha rilevata e un'altra ha detonato. No, quella che ha rilevato è stata, ha fatto una detonazione. Le ruote 53. Vediamo le altre dove stanno. Portiamolo verso queste altre due, le ultime due, vediamo cosa fa. Magari abbassiamogli anche la velocità in modo tale che c'è più possibilità che riesce a individuarle e non le fa schiantare. Ecco, infatti questa anche l'ha individuata. Ricordatevi sempre che quando ci sono le mine, più è bassa la velocità e meglio è. Anche questa l'ha rilevata, ma ha avuto una detonazione sott'acqua. Facciamogli fare queste due. Questa l'ha rilevata. Questa anche. Bene, questo è il funzionamento basico per quanto riguarda i campi minati e le drag mine che vanno in cerca di queste mine e, come abbiamo visto, non sempre in maniera adeguata. Poi se le mettete sopra 10 nodi è ancora più difficile. Bene ragazzi, vi saluto, alla prossima!